A settembre la primavera del Napoli è già fuori dalla Coppa Italia di categoria, la competizione in cui 4 anni fa Tutino e compagni arrivarono fino alla finale contro la Juventus, cadendo al San Paolo contro i bianconeri. Nel derby campano contro il Benevento, formazione impegnata nel campionato Primavera 2, gli azzurrini escono sconfitti dopo una gara rocambolesca. Saurini deve fare a meno di Schiavi squalificato e Bartiromo infortunato, adatta Senese nel ruolo di terzino destro e concede un po' di riposo ad Esposito, Gaetano, Micillo e Zerbin. L'inizio della gara è tutto di marca azzurra, il Napoli gestisce il palleggio e quando può tenta ad affondare il colpo. Al 12esimo Pelliccia ruba palla a centrocampo e fa ripartire il Napoli, serve Palmieri che entra in area di rigore e calcia verso la porta avversaria. Scolavino si distende e devia il pallone in calcio d'angolo. 4 minuti dopo il Napoli va in vantaggio. Otranto verticalizza e trova un corridoio per l'inserimento di Palmieri, che premia Basit e il centrocampista ex Carpi porta in vantaggio gli azzurrini. Basit va a segno un anno dopo. Il suo ultimo gol risaliva a Napoli-Avellino, gara valida per il primo turno della scorsa edizione della Team Cup Primavera. Al 17esimo è ancora Otranto ad accendere la luce della manovra azzurra. Palla in verticale per Mezzoni, soppone Scolavino in uscita e Palmieri a porta vuota spedisce la sfera alta sopra la traversa. Il Napoli non chiude la partita e il Benevento comincia a crederci. Al 30esimo, dopo un passaggio errato di Cogitore, viene lanciato in verticale Brignola, che approfitta di un buco centrale, brucia gli avversari in velocità. Ma tu per tu con Shepard calcia alto sopra la traversa. Al 40esimo è la frittata di Scarf a consentire al Benevento di trovare il pareggio. Il terzino sinistro azzurro s'allunga il pallone per uscire dall'area di rigore. Brignola l'ostacola, Scarf lo a terra ed è calcio di rigore. Dal dischetto va Pinto che spiazza Shepard per il pareggio del Benevento. Nell'intervallo Saurini sostituisce Pelliccia con Zerbin per essere più incisivo in attacco. L'ex Gozzano dà subito ragione alla sua scelta. Al 47esimo inventa un gran tiro a giro che si insacca sotto l'incrocio dei pali, un tiro imparabile per Scolavino. Al 51esimo il Napoli potrebbe chiudere la partita. Palmieri guadagna il fondo sulla sinistra e serve Basit, la cui conclusione al volo termina alta sopra la traversa. Al 54esimo il Benevento risponde al gol di Zerbin, fa subito 2-2. Brignola supera in velocità la difesa azzurra su un assist filtrante in verticale e batte Shepard in uscita. Palla nell'angolino ed è tutto da rifare per il Napoli. I giallorossi ci credono e fanno costantemente male alla distratta difesa azzurra. Stavolta è Pinto a servire Brignola, che si fa bloccare però la conclusione da Shepard. Basit al 61esimo blocca una ripartenza del Benevento e rimedia un cartellino giallo che poi gli costerà tanto più tardi. Lo stesso centrocampista ex Carpi potrebbe andare a segno al 67esimo, ma servito da Palmieri sulla sua conclusione trova la risposta di Scolavino, che si rifugia in calcio d'angolo. Al 73esimo il Napoli resta in 10 uomini. L'ex azzurro Volpicelli va via Basit, che lo stende, secondo cartellino giallo e relativa espulsione. Al 75esimo Mezzoni avrebbe la palla del 3-2, Otranto lo mette a tu per tu con Scolavino, con una traiettoria illuminante, ma l'esterno offensivo ex Carpi si fa respingere la conclusione. Al 77esimo il Benevento va in vantaggio, Pinto serve Brignola che va via ancora una volta alla difesa del Napoli e supera Shepard per la rete del 3-2. Il Napoli però trova subito il pareggio. Punizione dalla sinistra di Gaetano. Zerbin manca l'impatto con il pallone, ci pensa però Delli Marisent a realizzare la rete del 3-3. Il risultato di parità dura solo 7 minuti, poi Pinto all'86esimo infligge il colpo del definitivo KO. Il numero 9 del Benevento elude la copertura di Manzi con una giocata fantastica e batte Shepard. Finisce 4-3 a Sant'Antimo, il Napoli va fuori dalla Coppa Italia, sarà il Benevento ad affrontare al secondo turno il Palermo, che ha battuto 3-0 il Frosinone.